Ciao di Cooch, ben ritrovati dal vostro Underlink 91 su Yo-Kai Watch 2. Spiritosi e Polparime, questo video vale per entrambi, non l'ho detto nello scorso video, ma quello di Vela Nera vale solo per Yo-Kai Watch Polpanime. Quindi, quando un video sarà solo per Polpanime lo dirò, quando sarà solo per Spiritosi lo dirò, quando è per tutte e due lo dico, quindi lo dico sempre per quale gioco è. Ad ogni modo, oggi andremo ad affrontare Squalantula, appunto, nella scuola elementare di Valdoro, ma prima bisogna parlare con queste due ragazze che si trovano vicino al museo del laghetto Zucca. Morena, allora, sei dei nostri? Sì, fammi parlare con Lina. Forse stanotte è meglio. Oh, ehi, hey Kate. Ciao Lina, ciao Morena. Che stavate dicendo riguardo a stanotte? Sembra proprio che qualcuno stesse origliando. Sono sicura che i nostri piani sarebbero proprio noiosi per te. Che sciocchezza. Vorrei davvero sapere che intenzioni avete. Ma guardati, allora ti interessa? Penso che possiamo condividere alcuni dettagli del nuovo club, vero Lina? Nuovo club? Siamo un club che indaga sul paranormale. Indagini sul paranormale, tipo cercare fantasmi e roba del genere? Oh, servono buoni amici per affrontare insieme i fantasmi. Tu ne sai qualcosa, vero Whisper? Al momento però nel club siamo in due. Perché cominciare d'estate? Trovereste più gente a scuola dopo. Però tutti i fantasmi escono d'estate, lo sanno tutti. Ah, beh. Hanno incontrato uno yokai? Quindi, ti interessa unirti a noi? Stiamo per cominciare la nostra prima vera indagine. Esatto, abbiamo deciso quale sarà il nostro primo luogo di indagine. Oh, e qual è? La scuola di notte? Davvero? Come avete scelto? Beh, se mai ci fossero dei fantasmi non potrebbero essere altro che lì. Sappiamo che la scuola di notte è infestata da tanti yokai. Già, potrebbe essere pericoloso per le persone normali. Sì, sono un po' preoccupato per loro due, che dovremmo fare? Accettare questo incarico. Ehi, posso unirmi a voi? Oh, un colpo di scena. Non pensavo che ti interessasse sul serio. Beh, sai com'è. Chi non vorrebbe cercare fantasmi? È un piacere averti a bordo. Ma quanto ridono queste due? Mi preoccupava il fatto che noi due non fossimo in grado di fare buone indagini. Aspetta, Kate, tutto un tratto non mi piace questa idea. E se volessero farti fare tutto il lavoro sporco? Se ci preoccupa la loro incolumità, questo non ci fermerà, no? Va tutto bene, mi sembra di saggio. No, niente affatto, è che sai com'è a scuola di notte. Non penso che ci sia una cosa di cui tu debba preoccuparti, mio Dio. Pianoforti che suonano da soli, strane scalinate, non è un problema. Ci sono un sacco di storie sui fantasmi a scuola. È meglio viverle di persona. Davvero? Di quante storie sui fantasmi stiamo parlando? È per questo che stiamo indagando. Puoi venire con noi. Ci vediamo davanti alla scuola di notte. Entreremo dalla sala professori. Sembra quasi che abbiano pianificato tutto da tempo. Sì, stavano solo aspettando che io andassi lì a parlare con loro per andare di notte, no? Cioè, loro starebbero qui ad aspettarmi comunque. Sì, quindi dovrebbe contarmela come buona. Eccole, va. Sei in ritardo. Scusate, state entrando ora? Meno male che sei qui, stavamo per andare da sole. Beh, ora è abbastanza buio. Tutto pronto? Sì, tutto pronto. Io sono impaziente di iniziare. Chissà se vedremo accadere qualcosa stanotte. Anch'io non vedo l'ora. Va bene, andiamo. È ora di cominciare. La prima missione del Club dei Fantasmi. Oh, da brivido, vero? Una volta. O meglio, una volta, la prima volta che ho fatto questa missione, cominciamo dall'infermeria. L'ho lasciata qua dentro da sole. Ho fatto tornare giorno. E sono andato a finire questa missione 2 giorni dopo. Tipo, cioè, non mi interessava farla sul momento, anche perché dico, chissà che roba ci può stare qua dentro. E alla fine non è niente di che. Però non mandava di farla e quindi l'ho lasciata così, l'ho lasciata da sole 2 giorni dentro la scuola. Oh Kate, che c'è? Niente, siete corse via, tutto a posto, perché non dovrebbe? Niente, dicevo, così. Immagino che l'infermeria non sia poi così piena di fantasmi. Però non mi arrendo, continua a guardare Kate. Se qualcosa di strano capita qui nell'infermeria, diccelo. Ricevuto, tipo c'è un manichino qua dietro che si muove. È uno yokai un po' particolare, devo ammetterlo. Però vabbè. Allora, Squid. Oh, che succede con quella bilancia? Oh, il lago si agita avanti e indietro. Ah, certo, deve essere l'influenza di un qualche yokai. Certo. Dobbiamo avvisare Lina e Morena. Certo. E avvisiamole?
Ragazzi, praticamente ora faremo, investigheremo noi, prima parlando con More, prima parlando con Lina, e poi dopo andando a vedere appunto quello che lei ci dice di vedere, o meglio, c'è una bandierina che ci dice cosa, su dove cliccare, e queste dovremo tornarci poi per conto nostro di notte a fare appunto, a cercare gli yokai che agiscono su questi oggetti con la lente yokai. Perché comunque sia, sono dei punti yokai, dei nascondigli yokai, quelli che ci danno, che dobbiamo cercare in giro per Valdoro. Io ancora non l'ho fatto, perché sinceramente non mi interessa. Stavo pensando di completarle tutte quante le missioni con le foto dei nascondigli, ma per il momento non mi interessa, però ve lo dico così magari se voi siete interessati lo fate. L'ago si muove? Sì, oscilla più non posso. Ma ora non si muove per niente. Davvero? Ma prima. Immagino che lo yokai che lo faceva muovere se ne sia andato. Che pessimo tempismo. Non è giusto che tu sia l'unica ad averlo visto. Mi spiace, credo. Si muoveva per davvero. Vabbè, non è colpa tua, noi ti crediamo. Mi sono appuntata ago della bilancia che oscilla. Sembra che le attività soprannaturali si siano colmate qui. Andiamo avanti. Dove si va ora? All'aula di scienze. Mi piacerebbe trovare della roba soprannaturale nella no, di scienze. Già, sarebbe proprio il massimo. Eh sì, il massimo. Molto bene, ci vediamo là. Aspettatemi! Sarebbe il massimo. Perché così magari fanno della met. No, no, dico. Allora, voi dovete spiegarmi. Io perché non lo so. Chi diavolo è che la notte viene a mettere i banchi qui? Perché poi la mattina tornano a posto loro. Dannazione, dà un fastidio. Ma allora, per la prima missione, quella contro il primo boss, Tutosso, ok, ci sta che tu metta i banchi in un certo modo per non farti andare troppo avanti velocemente, va benissimo, va bene. Ma perché nelle missioni dopo lo devi rifare? Cacchio, basta che scrivi due righe in più di programmi, due righe in più e vai via, cioè, non è tanto difficile. È un po' una seccatura sta cosa. Va anche meglio di quanto avrei immaginato, trovato niente? Non ancora. Ma stiamo seriamente indagando sui luoghi più famigerati per i fantasmi. Perché mai l'ora di scienza dovrebbe essere famigerata per i fantasmi? Mai sentito parlare del modello di scheletro che si muove da solo? No, hai mai visto nulla del genere? No, ma se si manifesta avremo la nostra e fattore sorpresa. Può aiutarci a ispezionare l'aula di scienze proprio adesso. Ok. Andiamo a vedere questo manichino. Aiuto quel. Oddio. Allora, dicevano il manichino. Scheletro. Ma in realtà è corpo umano. Quello scheletro ha appena riso. Ho sentito la voce di una ragazza, ma è solo un modello anatomico pauroso. Dovrebbe essere o Schelebella, o Stilossa, o Teschian. Non so quale delle tre. Pauroso già. Dovresti farlo vedere a Lina e Morena e dovresti anche affrettarti, potrebbe fuggire di nuovo, giusto? Ehi, ancora ti vedo ridere. Vai, Lina, ti avviso, ho trovato qualcosa. Guarda là, il modello di scheletro ha riso? Sì, ha la voce di una ragazza. Ma sta guardando il modello umano, anatomico. Io non sento niente. Ci prendi in giro? Che no! Non cominciamo a dubitare dei nostri amici, io ti credo, Kate. Ok, mi sono appuntata a modello di scheletro che ride nell'aula di scienze. Disdetta, se lo sono perso di nuovo. Noi l'abbiamo certamente sentito, vero? Pensi che dovremmo incominciare a cercare con lo Yokai Watch? Non davanti a Lina Morena. Oh, giusto. Qui abbiamo finito, andiamo avanti. La prossima è l'aula di musica. Dan dan dan. Tanto per ricordarci di Akadama che ci ha fracassato le. Ci ha fracassato le. Con il suo ritornello, dan dan dan. Allora, l'ora di scienze, ovviamente. Sì, di scienze, buonanotte. L'ora di musica dovrebbe essere. Piano di sopra? Eccoci. Cosa dovrebbe succedere in questo punto, Lina? Già, la storia di fantasmi sull'ora di musica riguarda il piano. E cos'altro dovrebbe fare un piano infestato se non suonare da solo? Non saprei. Non succede niente, però pensavo che con te qui attorno. Mi sa che i fantasmi hanno paura di entrare in scena. Comunque, andiamo a ispezionare il resto dell'ora di musica. D'accordo. Cosa? Quei ritratti hanno appena cantato? Di nuovo la voce di una ragazza, ma quei ritratti sono uomini di mezza età.
Deve trattarsi di, di una qualche ragazza yokai, vero? Quasi certamente. Già, sono uno yokai. Chiamiamoli Nemorena, forse arriveranno in tempo. Non ho idea di chi possa essere a questo punto lo yokai. Che sia Chiusella, magari se tramite i condotti fognari dei bagni si sposta di scuola in scuola. Là, ascoltate i ritratti che cantano. Si sente solo il fruscio di sottofondo. Non stanno cantando? Ah, perché continua ad accadere? I fantasmi continuano a scappare ogni volta che lì noi ci avviciniamo. Bizzarro che solo tu li veda. Hai un sesto senso per i fantasmi? Sì, devo dirvi un segreto. Io vedo la gente morta. No, non è proprio così. Sospetto che il tuo rapporto con gli yokai c'entri qualcosa. C'è ancora un posto in cui non siamo state. Davvero, dove? Il bagno delle ragazze. Avevo quasi dimenticato quella storia. Il bagno delle ragazze, non dovremmo controllare anche quello dei maschi? Non mi pare sia mai successo niente nei bagni dei maschi. Perché? Volevi... Niente affatto! Ma che bella cosa. Ma ci sono bagni a ogni piano, dovremmo dividerci per controllarli tutti. Specie se io prendo questo piano. D'accordo, io prendo il primo piano e Kate quello a piano terra. Bagno del piano terra, ricevuto. Mi chiedo se ti abbia mandato nel posto più lontano per caso. Eccoci qua comunque. Ah, che fosse scuola. Allora, aspetta. Era scuolantula, ovvio. Ovvio. Che era scuolantula che sui ritratti, sul lago della bilancia e sullo scheletro. Però quando dopo tu vai a cercare gli altri yokai, bisogna vedere chi era. Ho appena sentito qualcuno ridere. Tu l'hai sentito, Whisper? Sì. Ma non vedo nulla, si starà nascondendo. Oi oi. I nostri bagni erano vuoti, tu hai trovato qualcosa? Lina, Morena, ho sentito qualcosa. Era la stessa risata di prima, è qui vicino da qualche parte. Lo sapevo, doveva per forza essere nel bagno delle ragazze. Pensate che ci stia guardando? Ecco, avete sentito? È la Peppa. È bello però che non sia sospeso a mezz'aria, cioè si appoggia sul muro. E sulle pareti dei bagni, dei divisori del bagno. È fatta bene sta cosa. In altri giochi fatti per il Game Boy Advance o per Game Boy Color avrebbe appoggiato nel nulla. Meno male che l'hanno fatto sta cosa, l'hanno curata. Ah, che c'è? Hai sentito qualcosa? Questa situazione è troppo pericolosa per Lina e Morena. Kate, arriva! Mamma mia, quanto è grande! Non me lo ricordavo così grande, però, scuolantula, Allora, scusate i rumori molesti, ma mi sto un attimo mettendo meglio per giocare. È bello anche il teschio che c'ha non so come chiamarla, quella sacca ragnatele, boh. Madonna, già è cascato. Figa. Allora attacco subitissimo, attacco. Attacco anche con Furio. Prima che torna in carreggiata. Mamma mia ragazzi, quanto è veloce sta cosa però. Che delusione! Che delusione! Non ci credo! Che delusione! Ma vabbè, li curo perché dai! Mamma mia! La boss fight più veloce della storia! Ai! Che cagata di lotta, mamma mia. Perché è stato bello, perché Drago Reale ha fatto subito cascare con l'energy max delle rocce.
E poi gli altri yokai l'hanno finito attaccando la sua parte molle. Stupenda sta cosa. Oh mio Dio. Quello era lo yokai che si nascondeva qua vicino? Sto l'idea mi farebbe dire nei bagni dovrebbe esserci un po' di privacy. Senti ancora ridere? Io non sento nulla. Ah, beh. Sub, sub. Aspetta, sento qualcosa di nuovo. Non riesco a sentirlo. È ancora una di quelle cose che percepisci solo tu? Lo sento, qualcuno piange qua vicino. Chi potrebbe essere? Penso sia ora di usare lo Yokai Watch, d'accordo? Io immagino di sì. È Chiusella. Non può essere altrimenti. È su! Non può essere nessun altro. E infatti è lei. Ho detto che si teletrasportava coi condotti di. Cioè, mi segnava qua dentro. Perché? Non è che abbia usato lo stesso script della scuola elementare lì a Rilandia. Chiusella, ma non stavi da Rilandia? Sì. Come sei arrivata qui? Tutti i cabinetti sono collegati, volevo solo giocare. Santo cielo, hai fatto tutto il viaggio passando dalle fogne? Eh sì. Sono venuta a giocare e tutte le mie sorelle erano qui. Io solo ho fatto loro uno scherzetto. Ah, allora dietro tutte le strane voci che abbiamo sentito c'era Chiusella? Ah, allora ho detto bene prima. Sì, mi stavo divertendo così tanto. Ma allora perché stavi piangendo? Un ragno nel gabinetto mi ha spaventata, che paura! Si deve trattare del ragno yokai con cui abbiamo combattuto. Ehi, Kate, tutto a posto? È un'espressione così sorpresa. Trovato niente, tipo. Chiusella? Eh? E tu come lo sai? Dici sul serio? Non si chiamano forse così tutti i fantasmi che vivono nei bagni? Come si dovrebbero chiamare, Senna? Sono famosa? Chiusella, hai smesso di piangere! Si sta facendo tardi, c'era altro che volevi controllare, Lina? No, ma sono delusa dal fatto che non abbiamo trovato nulla. Oh beh, era stata la prima missione del club dei fantasmi. Ed è stato divertente. Ok, andiamo a casa. Già. Anch'io mi sono divertita. O divertito, dipende. Ovvio, hai visto coi tuoi occhi roba di un certo livello. Ci vediamo. Ciao. Oh, bene. Quindi, Cuggi, questo conclude la prima missione del Club dei Fantasmi. E anche questo video, che spero come sempre vi sia piaciuto. Boss fight proprio da far ridere i polli. Troppo semplice. E come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono link per Facebook e Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!